Allora, buongiorno, benvenuti alla terza puntata di Pensiamoci Noi di Sipario TV, l'unica trasmissione che risolve i problemi di Firenze e quello che succede ogni giorno nella nostra città. Già mi conoscete, salve, io sono Gabriele Ostanza. E io sono Geraldina Fichter, buongiorno. Allora, Geraldina, qual è il Dimmi. terzo problema di oggi che risolveremo? Allora, in questa terza puntata affronteremo un problema, anche questo molto sentito, che è quello della velocità eccessiva delle macchine, in città. No. Sì, le macchine vanno molto forti, troppo forte, e spesso i pedoni rischiano di essere travolti. Sì, ma devono andare piano. Devono andare piano. E come si fa a farle andare piano? Questo è, diciamo, il punto della nostra puntata. Come fare a imporre agli automobilisti di andare più piano? Ci sono tanti sistemi. Tu La ne conosci sgommata. qualcuno? Sì, Ma tu la conosci sgommata. la sgommata è quelli perché vanno veloci, ma tu No. conosci dei sistemi per rallentare le macchine? I Li hai mai semafori. visti? Certo, i semafori le fermano. Ma poi, visto che fanno anche delle cose tipo dei dossi, I i dossi. I dossi. dossi sono quelli che stiamo vedendo proprio lì, Ecco, quello che esatto, proprio fanno saltare un quelli che, saltino. esatto, impongono alla macchina di rallentare. Nelle passerelle Oppure, del cosa c'è? Anche quelle, le strisce per terra colorate. Le strisce pedonali per attraversare la Però, strada. L'assessore. sai che cosa adesso? Guarda, ci dicono che c'è l'assessore al telefono. Glielo chiediamo a lui. Ah, Come si fa, eh? sì, prima chiedilo te. Vai, E se benissimo. vuole, e se tu vuoi passarmelo, Sì, cioè, voglio certo, gli rispondergli puoi fare quella anch'io. domanda, per esempio, gli puoi chiedere come mai la legge dice che i dossi non ci devono essere e invece ce ne sono Va tanti. bene, questo glielo dirò all'assessore. Guarda. Non importa come, ma glielo dirò. Lo Benissimo, d'accordo. Allora, grazie, c'è il telefono. faccio solo per me Grazie, stesso. Francesca. Pronto, assessore? Sì, Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Allora, noi oggi ci stiamo occupando del problema dell'eccessiva velocità degli automobilisti in città, che è un problema grosso, anche perché noi italiani purtroppo non siamo molto educati a rispettare il codice della strada. Conferma? Sì, devo dire che il tram velocità e anche nelle città dove c'è un limite chiaro e comprensibile da tutti, che è 50 all'ora, con un comporto del 5%, quindi potrebbe arrivare a 55-56 all'ora, però non viene rispettato perché in Italia c'è questa abitudine di sto mito della velocità, che fa sì che le nostre strade, anche le strade delle città, spesso siano considerate dei circuiti e non dei Ecco. luoghi di Allora, mobilità normale e sostenibile. esatto, allora siccome noi abbiamo ricevuto molte segnalazioni, no, in giro per la città e continuiamo a riceverle di cittadini che ci segnalano zone particolarmente pericolose, soprattutto poi per i pedoni, ricordiamoci che Firenze è una città con tanti anziani, eccetera. Per esempio Piazza Savonarola, invece lì il problema è quello dei bambini, vorrebbero i dossi, i famosi dossi, quelli che rallentano la velocità. Si possono fare? Guardi, per il nuovo codice della strada i dossi non si possono più mettere. È secondo me una bestialità perché erano un sistema ottimo per rallentare il traffico. Il problema è che, questo è vero, creavano problemi soprattutto ai mezzi di soccorso, su ambulanze con ferito o con malato a bordo, che lo sbalzo dava fastidio, soprattutto in presenza di flebo o di altri Certo. strumenti di soccorso. Questo è vero, però da lì a vietarle in tutti i luoghi il passo è stato troppo breve e ci ha messo in grande difficoltà. Quindi noi cerchiamo di mantenere tutti quelli che abbiamo perché sono fondamentali, Ah, dall'altra ecco. parte però non possiamo metterne di nuovi se non con determinate caratteristiche, cioè dobbiamo fare un lavoro di strisce rialzate, illuminate e chiaramente hanno un prezzo che con la penuria di fondi in questo momento che hanno le pubbliche amministrazioni, non possiamo permetterci di mettere. Bene, ecco, il mio collega Gabriele forse voleva farle una domanda. Prego, Sì, bene, voglio prego, farne una. Pronto? aspetta un attimo, puoi prendere il telefono e parlare. Sì, pronto, buongiorno. Sono Gabriele Costanza, piacere di sentirti. Buongiorno, buongiorno. Anch'io ho una domanda da farti. Bene.
La legge dice che i dossi si possono togliere. No, la legge non dice questo, la legge dice che non si possono mettere di nuovi, quindi io tutti quelli che ho in città cerco di mantenerli. No, se uno dovesse per dire rompersi, io non lo posso sostituire ed è per me, credo per tutte le persone che cercano di dare delle norme alla circolazione in questa città, è un problema non da poco. È vero? Sì. Bene. Ma i dossi servono anche per rallentare quando vanno a tutta velocità. Lo so, il problema è che creava dei problemi e quindi la legge nazionale ci impedisce di metterli. Io a Firenze cerco nei luoghi dove ci sono veramente difficoltà per quanto riguarda i pericoli, per quanto riguarda la mobilità, devo mettere un sistema diverso e possono essere dei rallentatori ottici o se no delle strisce rialzate. Era un sistema molto più economico e comodo, ma in Italia spesso i sistemi più economici e comodi non vengono utilizzati. Bene. Bene, ti ripasso Geraldina, arrivederci. Bene, grazie. Grazie mille, assessore, alla prossima. Arrivederci, Bene, ti saluto, arrivederci, arrivederci. ciao. Cosa diceva quest'assessore? Allora, dunque, praticamente l'assessore ci ha spiegato che abbiamo le mani legate, no? Che la Sì. legge impedisce ora di usare questi mezzi. Mani legate dietro la schiena. Ma ecco, però noi comunque insisteremo perché ci sono lo stesso dei punti della città talmente pericolosi in cui qualcosa bisogna fare. Per esempio, si possono fare le Le rotatorie. rotatorie. Oh, sul servizio che abbiamo fatto oggi sulla Nazione ci sono tanti casi, tanti precisi casi, no? Sì. Viale Guidoni all'altezza di via Torre degli Agli, dove verranno fatte degli interventi, delle rotonde, oppure in via Villamagna con via di Bisarno. Cioè, per ogni punto pericoloso della città si troverà il sistema e si deve trovare il sistema per rallentare la velocità e quindi non mettere a rischio i pedoni. E quindi vi invitiamo, tra l'altro, sempre a segnalarcele queste cose, a segnalarci proprio i punti che secondo voi sono più a rischio. Un papà ieri ci ha parlato di Piazza Savonarola, dove i bambini vanno a scuola da soli. Oppure si fermano al giardino il pomeriggio e Per quindi fare i loro attraversano, giochetti. esatto, e attraversano spesso la strada ed è giusto che abbiano la loro autonomia, no? Ma se poi però è pericoloso e appunto loro chiedevano il dosso, ma il dosso, vedi, ci ha detto ora l'assessore non si può mettere. No, non si può più mettere, quindi si toglie. Bene, però Te l'ho detto, non si dovrebbe fare. non si toglie, no, si tengono quelli che ci sono, Sì. si possono tenere, però non se ne possono mettere di nuovi. No. Allora, quindi va bene, continuiamo a occuparci di questo problema, invitando i cittadini a segnalarci tutti i punti pericolosi in giro per la città e noi ne parleremo all'assessore, come avete visto, anche in diretta per chiedergli cosa si può fare magari in quella precisa zona della città, in quella strada. E su questo argomento possiamo finire qua. Dimmi. Ma prima di finire devo chiederti questo, Geraldina. Ci Dimmi. sono novità in piazza San Jacopino? Sì, ci sono novità. Ecco, potevamo chiedere anche questo all'assessore, ma ora non lo No, richiamiamo, no. ma gliel'avevamo già chiesto prima. E se diciamo tutte le nostre aiuti anche erano serviti, ebbene sì, perché questa idea di coinvolgere le banche in qualche modo è servita. Cioè la ditta che fa i lavori pare che abbia ottenuto, grazie al comune, grazie a tutti quelli che hanno garantito per lei, ha ottenuto di avere i finanziamenti che consentono di continuare i lavori. Esatto, lo devono finire. E quello che riguarda il bagno pubblico? Oh, i bagni pubblici è una cosa. Stiamo anche lì facendo che C'è cosa? qualche Certo, novità ai bagni pubblici? stiamo cercando di mettere allo stesso tavolo, diciamo, tutti i soggetti della città che si occupano dei turisti o in generale o della movida, che è i locali notturni, cioè metterli tutti allo stesso tavolo e cercare di fare una mappa dei locali, delle toilette che ci sono, quelle che potrebbero esserci, quelle del comune, quelle private, cercare di mettere in rete tutte queste risorse, magari fare una bella mappa e distribuirla a tutti negli alberghi, nei negozi, in modo che la gente cominci a usare le toilette invece che le Mai più strade. intasarli. No, ecco, intasarli, questo bisogna che le persone trattino bene, no, queste toilette, però.
devono smettere di fare pipì dovunque, perché questa città sta diventando veramente una latrina a cielo aperto. Una latrina? Sì, una latrina, è troppo sporca. La gente fa i bisogni dovunque. A me non mi piace per niente la latrina. Appunto. Quindi, caro Gabriele, che dici? Siamo soddisfatti oggi? Beh, Eh? sì, siamo soddisfatti, Sì. possiamo salutare tutti e Sì, concludere? concludiamo. Ok. Ora noi vi salutiamo e arrivederci per la terza volta da Gabriele Costanza e... Geraldina Fichter, alla prossima. Arrivederci alla prossima con il quarto problema da risolvere, che non so che sarà mai. Sorpresa.